associazioni, finanziata ovviamente da Idea Solidale, noi abbiamo potuto avere i professionisti anche dai nostri paesi. Noi non abbiamo un etnopsichiatra marocchino sul territorio italiano che potrebbe seguire anche problemi grossi ma enormi. E quindi veniva Rita Al-Hayat dal Marocco, che purtroppo la Toscana ce l'ha rubata e quindi lì ormai lavora, collabora con i servizi minorili, con diciamo il comune, la regione, la provincia e anche con l'università. Però siamo contenti che comunque l'abbiamo fatta conoscere in Italia. E altri operatori dalla Francia. E poi tra l'aiuto di Idea Solidale rispetto alla formazione, il progetto di laboratori di Idea Solidale, ovviamente di la Fondazione Paidea, che do a loro la parola per parlare in breve di questi progetti. Noi dal 2001 abbiamo una grossa fortuna di la collaborazione con l'Università dell'Arte di Biella, perché i nostri ragazzi hanno realizzato un lavoro bellissimo di una immigrazione veramente piena di sofferenza dal Marocco fino all'Italia, e molti di loro hanno lasciato i loro compagni in mezzo al viaggio. Quindi hanno realizzato questo grosso lavoro con i Lenne, che oggi sul sito ovviamente sia della Fondazione Pistoletto che sul sito di Diafa, ma siamo diventati famosi in tutto il mondo perché ogni anno dall'Università dell'Arte di Biella vengono da noi due artisti oltre che accompagnano il gruppo di ragazzi non accompagnati e le ragazze di seconda generazione. E con noi in sala ovviamente noi abbiamo la presentazione, comunque li chiamerò dopo i registi, e abbiamo anche Paolo che rappresenta la fondazione. Adesso io passo la parola a Enrico rispetto al percorso formativo e subito dopo a Fabrizio. Io non prenderò più la parola, però vi dico la verità, il regalo più bello di questa giornata siete venuti per un invito fatto dei ragazzi. Il secondo regalo per me, che porterò per tutta la vita, che i ragazzi non accompagnati, i ragazzi di seconda generazione, mi prestano i loro occhi per vedere il mondo. E questo è il regalo più bello veramente che io sono riuscita a conquistare in Italia. Vi ringrazio. Va bene, allora io introduco rapidamente un concetto semplicissimo, che è quello collegato all'attività di questa cosa che sta sopra la vostra testa, è come qualcuno di voi ha imparato a scoprire, come molti di voi apprendono oggi, una struttura di servizio per il volontariato, un centro di servizio per il volontariato, e quindi ha la funzione di rappresentare uno strumento per la crescita, per la promozione, per come dire, la facilitazione delle attività delle organizzazioni di volontariato. Diafa Maghreb è un'organizzazione di volontariato molto particolare che ci sta molto a cuore, quanto la postazione operativa di Diafa. Allora, torno a conto personale, lavorano a favore della società. Mettono a disposizione il loro tempo, mettono a disposizione le cose che sanno fare, mettono a disposizione le loro abilità per migliorare il sistema di vita complessivo, per migliorare la società di cui tutti noi facciamo parte. Se questo per noi è un dovere, voglio dire, per noi italiani lo sentiamo come un dovere perché è la nostra società, io credo che nel momento in cui la nostra società diventa nostra, in senso allargato, diventa nostra ma anche vostra società, il giungere, come ha fatto Diafa al Maghreb, come stanno facendo alcune associazioni, a questo concetto, cioè al concetto di impegnarsi personalmente, di impegnarsi concretamente, non semplicemente dando 10 euro per lasciare che poi qualcuno ci pensi, ma lavorando per il miglioramento della società, è come dire una grande crescita culturale. Diafa al Maghreb questa scelta l'ha fatta tempo fa, abbiamo cominciato a lavorare insieme. All'interno delle cose che i centri di servizio possono fare, noi abbiamo delle regole a cui dobbiamo attenerci in modo abbastanza stretto, non possiamo inventare la nostra attività, e ci piacerebbe poter fare molte più cose di quelle che facciamo. In realtà dobbiamo attenerci a delle regole molto specifiche. Tra le regole che ci sono date c'è senz'altro la possibilità di
appoggiare attività delle associazioni che facciano formazione, che facciano, come dire, attraverso la formazione facciano crescere, facciano aumentare le capacità del proprio intervento. Interessate all'associazione, interessate ai progetti di formazione dell'associazione, poiché tutto questo sta dentro le nostre finalità, tutto questo è parte dell'attività del centro di servizio, e io credo che l'Idea Solidale non possa non appoggiare quei progetti di formazione, soprattutto se provenienti da un'associazione come la vostra, soprattutto se provenienti da un'associazione che dell'integrazione, che di questa nuova cultura dell'impegno sociale, dell'impegno solidaristico, come dire, fa base della propria opera, io non credo non si possa appoggiare questi progetti. E ecco perché non abbiamo, come dire, non è stata una gentile concessione la nostra, non siamo stati molto bravi noi, siete molto bravi voi, e noi siamo obbligati ad appoggiarvi, a sostenervi, a darvi quegli strumenti che vi consentono di lavorare meglio. Di lavorare meglio per noi, per la crescita di quella società, per la, come dire, per un migliore funzionamento, per una, e anche per una migliore comprensione, io credo, all'interno di quella società che ormai ci vede tutti assieme comporre un'unica società, quindi come dire, è un interesse di tutti, non è un interesse vostro, nostro, non esistono, come dire, i pronomi personali in questo discorso, è un interesse della società italiana. Io credo che non si debba ringraziare assolutamente l'Idea Solidale, né che l'Idea Solidale debba venire qua, come dire, a rivendicare delle cose che ha fatto. Noi non abbiamo fatto nulla più del nostro dovere, vorremmo poter fare di più e speriamo che in futuro ci sia occasione di fare delle cose anche più complesse, anche più articolate, anche più, come dire, con dei respiri più ampi. Bravi voi, brava l'associazione che costruisce con noi, io direi usando anche un pochino la nostra associazione, che la nostra organizzazione, che è ben lieta di farsi usare per produrre un risultato che va sotto gli occhi di tutti. Io credo che quando una manifestazione si vedono tante persone entusiaste e partecipanti, questo sia il miglior risultato per l'associazione, no? Certo. Cercherò di essere molto breve. Innanzitutto un ringraziamento a Suel e a tutta l'associazione di AFA per l'ordine, ma credo soprattutto al coinvolgimento delle famiglie. E credo che il fatto di aver capito quanto sia importante il minore anche come contributo nei progetti di integrazione culturale all'interno, diciamo, della nostra società sia uno degli elementi caratterizzanti di questo progetto. La Fondazione, come ha ricordato prima Suede, si occupa di disagio infantile, è nata nel 1993 qua a Torino e copre, diciamo, lo spettro del disagio infantile un po' a 360 gradi, quindi dall'ambito ospedaliero all'ambito assistenziale all'ambito del sostegno, che per noi sono i servizi, il contatto con i servizi sociali. E all'interno di uno di questi nostri progetti, nel corso di alcuni anni fa, nel 2001-2002, avevamo cercato di capire quali erano le cause del disagio e cercare di mappare quali erano le risorse presenti sul territorio. Allora Suez aveva dato un determinante contributo a questo lavoro di ricerca, che poi è stato chiamato la fatica di crescere, come diceva prima, in quanto appunto abbiamo toccato vari aspetti della difficoltà che incontrano i minori nell'affrontare il mondo contemporaneo, e uno degli argomenti trattati in modo molto puntuale e preciso, e forse è stato uno delle in modo così organico, è stato quello dei minori non accompagnati, quindi o non accompagnati o mal accompagnati. Da lì è nato dal rapporto, dopo l'applicazione del rapporto è nata l'idea di promuovere un bando intitolato anch'esso La fatica di crescere, un progetto per l'infanzia, che ha promosso un certo numero di progetti, tra i quali c'è stato quello della scuola dell'affetto. La scuola dell'affetto che noi avevamo già incontrato, conosciuto nei suoi obiettivi originali, in quanto la Fondazione aveva
aiutato la nascita delle prime unità mobili con i minori non accompagnati sulla città di Torino. Abbiamo visto sviluppare questo progetto nel corso di questi anni, sicuramente è un orgoglio per la Fondazione aver potuto sostenere questo progetto fin dall'inizio, soprattutto perché il progetto... Thank you.
basta. Un attimo di pausa.